In un momento di difficoltà economica come quello attuale, con l'aumento dei prezzi, le caro energia e la crescita vertiginosa dell'inflazione, Confcommercio Marche Nord prova a rilanciare ulteriormente il suo impegno a favore degli associati, cercando di sostenerli ancora di più in una situazione congiunturale così delicata. Presentando in conferenza stampa i dati del 2022, il direttore Amerigo Varotti ha chiesto un maggiore intervento delle istituzioni a tutela del commercio. A livello fiscale, i grandi colossi dell'e-commerce possono contare su vantaggi che non consentono un'equa competitività. Analoga situazione si è venuta a creare nel campo ricettivo, in particolare per quanto riguarda gli affitti brevi dei B&B e gli appartamenti ad uso turistico. Confcommercio non vuole mettere dei paletti al mercato, ma chiede uguale trattamento per tutti. Inoltre invita le amministrazioni pubbliche a limitare le concessioni a favore della grande distribuzione, che rischiano di mettere a repentaglio la sopravvivenza di tante piccole attività commerciali, per ottenere in cambio solo qualche onere di urbanizzazione che lascerebbe comunque il tempo che trova. L'alluvione dello scorso 16 settembre non solo ha portato morti e distruzione, ma ha messo in ginocchio numerose attività che non vanno lasciate sole. Di pari passo, i risultati ottenuti dalla categoria nell'anno che si è appena concluso sono più che soddisfacenti e possono rappresentare un'ottima base di partenza per un deciso cambio di passo. Confcommercio Marche Nord ci metterà del suo, come ha sempre fatto. Il cambio di passo è necessario perché il 2022 è stato un anno molto difficile per le nostre imprese, tutte le imprese della provincia di Pesaro Urbino, ma noi ovviamente ci riferiamo a quelle dei settori che rappresentiamo, commercio, turismo e servizi. Un anno difficile che richiede quindi un cambio di passo per essere più vicini al mondo delle imprese, più vicini con una presenza più assidua sul territorio, con tante iniziative di promozione per valorizzare l'offerta turistica del nostro territorio, valorizzare la ristorazione e difendere il mondo del commercio. Soprattutto un'azione forte dal punto di vista politico per salvaguardare la vita, la sopravvivenza delle imprese del commercio nei borghi. Per questo chiediamo una legge per una fiscalità di vantaggio per le imprese dei borghi montani e collinari. È una proposta che noi facciamo da anni, che oggi trova anche dei riscontri importanti dal punto di vista politico nella nostra provincia, ad esempio dal presidente della provincia Paolini. Ma voglio dire, tante iniziative. Quest'anno sarà l'anno dei 40 anni dei weekend gastronomici, l'appuntamento più importante nel settore dell'enogastronomia. Sarà l'anno di una forte attività di promozione turistica legata al progetto itinerario della bellezza, considerando che iniziamo l'anno con un cambio di passo ancora, perché sono 21 i comuni che hanno affidato alla Confcommercio l'incarico per la promozione turistica. Un cambio di passo anche nella organizzazione interna. Stiamo potenziando la rappresentanza sindacale e quella dei servizi, con nuovi servizi per le imprese, con la creazione dell'ufficio comunicazione e immagine, con nuove idee, nuove proposte, perché riteniamo che anche migliorare la comunicazione e l'immagine vuol dire essere più vicini ai soci, far sapere quello che si sta facendo, far sapere quali sono le novità anche legislative. Abbiamo potenziato l'ufficio bandi per assicurare a tutte le imprese della provincia, anzi direi della regione, il sostegno adeguato quando escono bandi regionali o ministeriali o comunque finanziamenti per il mondo delle imprese. Quindi un cambio di passo che si rende necessario per le difficoltà del momento. Ed una delle richieste più importanti che facciamo poi alla politica è quella della definizione di una strategia per il caro bollette. Cioè non è pensabile che a fronte di un price cap a livello europeo sul prezzo del gas si continuino ad aumentare i prezzi dell'energia elettrica, del gas, del gasolio, della benzina. In questo modo sparisce l'imprenditorialità italiana, perché chiuderanno migliaia di aziende, come già hanno chiuso oltre 230 nella nostra provincia nel 2022. Quindi un grande impegno quest'anno. Noi abbiamo ristrutturato anche la nostra sede, dando più spazio a strutture come Formaconf, qui il nostro consorzio per la formazione professionale, l'ITS, che è l'Istituto Tecnico Superiore
per il turismo e le nuove tecnologie, con tanti corsi che si faranno quest'anno per accrescere la capacità di resilienza, diciamo anche di resistenza da parte delle nostre imprese e assicurare un'adeguata formazione anche ai lavoratori dipendenti. La promozione turistica ci occuperà con tante iniziative, incominciamo già questa settimana con la Fiera del Turismo di Madrid e poi via via fino ad arrivare a Milano il 13 di febbraio con la presentazione della nuova edizione della guida dell'itinerario della bellezza e il 14 con l'itinerario del mototurismo e poi tutto l'anno iniziative fieristiche, presture, educational con agenzie di viaggio, pubblicità, promozione, cioè Confcommercio Peso Urbino Marche Nord crede che il turismo possa essere la leva fondamentale di sviluppo della nostra economia, cioè aumentare il movimento turistico come è accaduto già nel 2022 può voler dire aumentare le possibilità, aumentare i ricavi di tutte le attività economiche, dal commercio all'artigianato al mondo agricolo. Peraltro siamo vicini anche alla costituzione del distretto del cibo di prossimità, distretto bio Terre Marchigiane, che avrà un ruolo fondamentale per la valorizzazione della ristorazione e dei prodotti tipici delle nostre aziende. Nel 2022 è stata registrata una leggera contrazione nel manifatturiero e nel settore agricolo, mentre è aumentato il numero di imprese attive nei campi dei servizi e della consulenza. Il turismo invece ha messo a segno un vero exploit che ha dato ossigeno a tutta l'economia della provincia di Pesaro Urbino. A novembre 2022 sono state 3.085.000 le presenze, 15,47% in più rispetto al 2021 e 638.583 gli arrivi, più 20,88%, numeri che hanno permesso di superare ampiamente i dati pre-Covid. La bellezza della regione Marche e il suo modello turistico rappresentano un'importante attrattiva, ma Confcommercio Marche Nord ci ha messo del suo, continuando a promuovere il territorio attraverso una miriade di iniziative volte a valorizzare l'enogastronomia, la cultura e l'accoglienza delle strutture ricettive gestite dai suoi associati. Fondamentali sono state le campagne di promozione del territorio nelle principali fiere internazionali e il lavoro portato avanti da progetti consolidati come l'itinerario della bellezza, che è arrivato a coinvolgere 21 comuni, e i weekend gastronomici che quest'anno tagheranno nel traguardo della 40ª edizione. Inoltre, il 1 febbraio verrà costituito il distretto del cibo Terre Marchigiane. L'aumento complessivamente nella provincia è stato del 19%, di cui il 60% l'aumento del turismo legato agli stranieri. Il dato è aumentato rispetto al 2021. Nel 2021 avevamo una percentuale di presenze di stranieri del 15%, siamo passati al 19,70%, quindi c'è un forte incremento, oltre il 60% appunto, ma non basta. Non basta perché in altre regioni c'è un quasi equilibrio tra turismo straniero e turismo nazionale. Prima della pandemia era 50% proprio, 50-50. Quindi noi abbiamo molto da fare. Da questo punto di vista confidiamo che la Regione Marche voglia mettere in campo questa nuova struttura che ha creato nel 2022, l'ATIM, che quindi comincia a funzionare con attività di promozione, di comunicazione sui mercati nazionali e internazionali. Noi ovviamente con l'itinerario della bellezza, con 21 comuni, faremo la nostra parte, con tante fiere, tante iniziative in Italia e all'estero, ma è ovviamente necessario che il brand Marche abbia un risalto maggiore nella comunità europea e a livello nazionale. Non sempre è facile comunicare il grande lavoro portato avanti dall'associazione presente nel nord delle Marche, con 14 sedi e che può vantare oltre 4.000 aziende associate, 116 dipendenti e collaboratori. Il 2022 è stato l'anno della riorganizzazione, con il potenziamento dei percorsi di formazione, della struttura di consulenza fiscale e amministrativa e dell'ufficio di comunicazione.